Amici, 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 e ci giurano amici, no, sbagliate, no, è ufficiale, è ufficiale, una notizia bomba da darvi oggi qui su Squadra Internazionale. Il basket entra nella storia, come? Perché ha introdotto il primo tiro che vale 4 punti, 4 punti, dove? Nelle Filippine, sì, vi ricordate il tiro da 3 punti? Adesso c'è una svolta storica nel mondo del basket, c'è una nuova regola, con questo tiro che vale 4 punti, è una svolta epocale. Dove? Nelle Filippine, paese che respira pallacanestro da sempre, no? Come noi respiriamo il calcio, loro respirano pallacanestro, pallacanestro. E quindi, grazie alla Philippine Basketball Association, il eletto presidente della PBA, Ricky Vargas, ha dichiarato che il tiro da 4 punti è una delle numerose modifiche alle regole approvate dal consiglio da lui presieduto, con la chiara intenzione di cavalcare la tendenza, no? Sempre più diffusa, che diffusa anche nell'NBA, basti pensare a Curry e a Lillard, di far partire i tiri anche da una distanza molto più lontana rispetto alla linea dei tre punti. Basta ricordare anche che addirittura Curry ha fatto dei canestri dal logo del centrocampo, no? Dal logo dopo la metà campo, quindi diciamo che si sono visti questi tiri spesso nel mondo del basket. Quindi è nata questa idea e li chiamano i cosiddetti deep threes. Deep threes perché? Perché qualcuno ha pensato bene di premiare, vista la maggior difficoltà del tiro in questione, no? Aggiungendo un punto in più sul tabellone. Ovviamente, tiri da più distante ti premio. Cioè, ti dirà così lontano, fai canestro, non ti do 3 punti, te ne do 4. Quindi sul campo sarà dunque tracciata una nuova linea, posta a ben 8,20 m. di distanza, va a essere anche quella comunque dei tre punti, quindi ci sarà fra quella dei tre e quella dei quattro, c'è una breve distanza, però se tiri dietro quella da quattro ti pigli 4 punti. E la Lega di Basket del paese del sud-est asiatico aveva già testato la novità di questo tiro da 4 punti poco un mesetto fa, proprio durante gli ultimi due Star Game, e evidentemente il riscontro è stato positivo, perché è stato deciso di ufficializzare proprio questa regola ed è stata introdotta nelle competizioni nazionali di questa nuova stagione che è partita proprio domenica, a partire proprio dalla Governors Cup, che è il campionato più importante. La PBA ha fatto una nota dove dice: il tiro da 4 punti renderà la partita più emozionante, e come vi ho appena detto è stato proprio così, perché il campionato filippino è stato proprio il primo ad adottare questo tiro da 4 punti, e con l'inizio di questa nuova stagione è arrivato anche il primo canestro da 4 punti. Chi l'ha fatto? E chi l'ha fatto questo canestro da 4 punti? L'ha fatto Squala? No, Squala non gioca a basket. No, l'ha fatto Chris Banchero. Il cognome mi dice qualcosa? Banchero, nome italiano, o no, mi dice qualcosa? Vabbè, a dire il vero, secondo la Lega, la guardia del Meranco Bolz aveva già tirato da 27 piedi, perché in allenamento dico che Banchero era fortissimo a fare canestri da lontano, proprio prima dell'adozione di questa nuova regola. E proprio in questa 49esima stagione lui è stato il primo a fare un tiro da 4 punti, entrerà nella storia. Banchero, sei nella storia, hai fatto un tiro da 4 punti, nelle Filippine, però sarai nella storia delle Filippine, ma anche nell'NBA e di tutto il basket mondiale. È nato a Seattle nell'89, da padre di origine, come ho detto prima, italiane. Chris è cugino anche di, e madre filippina, Chris è cugino di Paolo Banchero. Ha acceso il suo nome anche negli annali della PBA quando ha convertito proprio questi giorni, due giorni fa, domenica, ha convertito il primo canestro da 4 punti in assoluto a 10,25 dalla fine del secondo periodo della partita di apertura, che era proprio tra Meralco e Magnolia, nella Governors Cup 2024. La partita si è tenuta domenica allo Smart Araneta Coliseum e Banchero ha chiuso alla fine con 13 punti nella vittoria, perché hanno vinto 99-94 su Magnolia. Niente, qui abbiamo parlato di Banchero, questo tiro 4 punti, svolta epocale nel basket. Ragazzi, ma pensate nel calcio. Diamo un punto in più per chi segna la fuori area. Oh, sarebbe bello. Oppure diamo un punto in più per chi batte il calcio di punizione, mezzo punto. Cambierebbe veramente il mondo del calcio.
così è cambiato il basket, cambierà il basket, per adesso è solo nelle Filippine, però se arriverà anche nell'NBA e poi anche in Europa, ragazzi, è proprio una svolta epocale. Ma pensate alla del calcio, tiri il calcio di rigore vale mezzo punto, non più un punto, no? Perché se sei di trasformazione prendi un gol, vale uno, ma se fai il calcio di rigore perché darti un gol? Magari se stai aiutando te ne diamo mezzo, invece no, ne danno uno. Però se fa da fuori area, oh, sei bravo che sei da fuori area, senza punizione, proprio da fuori area, ti do tre punti. Cioè, fare un regolamento così sarebbe la svolta, il cambiamento veramente del calcio, altro che moviola in campo, altro che VAR. Pensateci calcistici, che c'è andata bene, tifosi del calcio, c'è andata bene, almeno noi non giochiamo e ti do 4 punti. Cioè, così qua, ti do 4 punti, perdi la partita. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo tiro da 4 punti e come la vedreste nel calcio. Una svolta di questo tipo, come la vedreste? Aspetto le vostre qui su Squadra Internazionale nei commenti, commentate, fatemi piace alla mia pagina, ragazzi che non l'avete ancora fatto, seguitemi e vi dico anche un altro appuntamento, andate a vedere sempre su Squadra Internazionale nella playlist, c'è la Squalo Interstories, la storia di Freddy Guarin. Un'ora di viaggio bellissimo, un viaggio sulla storia vera di Freddy Guarin, che lo ringrazio per avermi dato l'opportunità. Si parla delle sue imprese calcistiche, ma anche delle sue disavventure nella vita privata, che sono veramente tante, e di come le sta uscendo. In bocca al lupo a Freddy Guarin, la prossima puntata sarà nei prossimi giorni con Andy Van Der Meyde, però andate a seguire la prima. Per ora è tutto, c'è la scuola, ci vediamo magari più tardi con aggiornamenti sulla nostra internazionale. C'è la scuola.